quelli che abbiamo arruolato noi sono gli stessi, identici ai bambini con cui cercava di lavorare pugliesi. Non hanno futuro perché in quel territorio, in quel quartiere, non è solo quel quartiere lì a Palermo, in queste condizioni, in realtà non ci sono prospettive, non ci sono, sanno benissimo che questi ragazzini se vogliono mangiare prima o poi dovranno cadere nelle mani dei boss perché lo Stato lì non arriva. Per esempio dicevano due di loro che Totorina è bravo e Falcone è un delinquente perché Totorina dava da mangiare ai genitori, quindi a loro, invece Falcone metteva in galera i loro genitori. Possiamo dire che è agghiacciante, che è raccapricciante, però se fossimo loro la penseremmo esattamente come loro, cioè quando tu non hai da mangiare. Gli offrono 10 euro a settimana per lavorare in una panetteria in nero, ovviamente, e non lo pagano anche tutte le settimane. Per cui, come puoi pensare che questo ragazzo abbia voglia di lavorare? A un certo punto smetterà di fare quel lavoro e comincerà a fare il picciotto per i boss dell'uomo. Se non ci fosse la televisione, forse non farei il film. Questa televisione è talmente abominevole che io sento l'esigenza di raccontare qualcos'altro, in cui io dico sempre che lo Stato in Italia ogni giorno, ogni mattina spende una valanga di miliardi per educare i ragazzi, poi pomeriggio e la sera ne spende ancora di più per diseducarli con la televisione.